Seconda parte del nostro TG Mattina dedicata alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Oggi in edicola si riparte dal quotidiano del Sud, i primi 833 posti per i docenti, scrive Adriano Mollo. Scuola: con l'eliminazione degli incarichi annuali, diversi docenti saranno costretti a trasferirsi. Parte il piano delle assunzioni del governo Renzi, si stimano circa 3.000 contratti entro il mese di ottobre. Calabria, il cemento ha stravolto la nostra regione. Questa è la denuncia di Legambiente che dice rilanciare la lotta contro gli abusi. Il 65% del paesaggio costiero è stato trasformato, sostiene l'associazione ambientalista, dalle costruzioni. Andiamo invece a Laino Borgo, al viadotto Italia. La procura dissequestra il viadotto sabato. Riapre la carreggiata nord. Ricordiamo la demolizione delle campate in seguito al crollo del 2 marzo scorso e il completamento della prima parte dei lavori. E ancora Senato, Pezzopane, relatrice sulla vicenda di Bilardi. Il presidente Stefano, dal canto suo, ha rinunciato. E poi, per altri 20, arriva la prescrizione, si parla del processo Poseidone, restano solo 3 imputati. Ancora. Sanità, gli ultimi colpi di scure in commissione bilancio, il caso dei 6 milioni del Fondo Sociale Europeo alla Fondazione di Galati. 3 decreti alla vigilia del tavolo di verifica fanno alzare la tensione con la regione. Anche il Quotidiano del Sud richiama il dissequestro dei beni dell'imprenditore Cetrigno, che non è pericoloso, scrive il quotidiano, restituiti i beni sequestrati, esclusi quindi rapporti criminali. Questo sostiene il Quotidiano del Sud. Ricordiamo che però su Cetrigno grava una sentenza passata in giudicato per usura nell'ambito del processo Twister. E poi Barbanti, il parlamentare calabrese Barbanti, dice: discontinuità si attua, non si annuncia. Questo con riferimento alle notizie relative alla sanità e ai fondi destinati alla fondazione del parlamentare Giuseppe Galati. Poi il Doposcalzo mette il PD nell'angolo, spostata al 31 luglio l'Assemblea regionale. Nel segreto dell'urna i malumori, poi temi caldi, rimborsopoli e la nuova giunta regionale. Scommesse online in mano ai boss, questo è il servizio dedicato all'operazione gambling. La Cosca Tegano gestiva un banco clandestino per sfuggire all'erario. Scattano decine di arresti, un sequestro da circa 2 miliardi. Tra gli arrestati c'è anche il nuovo sponsor del Crotone. Il servizio di Antonio Anastasi, eccolo Antonio Truscillo, sequestrate 3 attività a Truscillo Pantisano. E il resto è dedicato a tutti gli approfondimenti, quindi i nomi, e sul web la lavatrice dei soldi sporchi. Questo è l'SOS lanciato dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, una rete operativa su tutto il territorio della provincia, in manette anche un avvocato veneziano. Andiamo al processo invece Filottete, che ha fatto luce sulla faida e sulle stragi che sono verificate a Pitilia Policastro. Condanne al clan, grazie pure a Lea Garofalo. Prima sentenza con il contributo della testimone uccisa. 13 pene pesanti, di cui 4 all'ergastolo e 3 a 30 anni nel processo Filottete. La storia della Garofalo ispira una pièce teatrale fresca di debutto. Sono le pagine interne del Quotidiano del Sud, ma adesso è il momento di gustare la nostra rubrica Appuntamenti d'estate. La Lamezia Terme alle 22, a Officine Sonore, Opera Cautique in concerto, appuntamento con il cabaret surreale della band greca in tour in 18 città italiane. A Tropea alle 22, al Giardino della Musica, la tradizione dell'Eros nella civiltà dell'Occidente, reading di poesia a cura di Quirino Principe, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo L'umano atterrito dal soprannaturale.
A Tropea alle 22, nel piazzale di Santa Maria dell'Isola, concerto di musica classica, note sinfoniche nella suggestiva cornice della Costa degli Dei. A Vibo Valentia alle 21, al sistema bibliotecario vibonese, proiezione del film Anime Nere, la pellicola di Francesco Munzi, tratta dal libro di Gioacchino Criaco, protagonista dell'appuntamento settimanale della rassegna cinematografica Giovediamoli. A Rossano alle 19, all'Abbazia del Patire, gran concerto d'estate, esibizione sinfonica della giovane orchestra Giuseppe Verdi. A Camigliatello Silano alle 17, nella riserva dei giganti di Fallistro, il musicista jazz norvegese si esibirà sullo sfondo dei giganteschi alberi secolari della Sila. Soverato dalle 17 in località Lido Sombrero, Boom, mostra mercato, esposizione di artigianato, produzioni locali ed enogastronomia fino alle 2 di notte. Le condanne al processo Filottete per i fatti di sangue di Petilia Policastro vengono anche richiamati sulla prima del Crotonese, il plurisettimanale pitagorico, mano pesante sui clan di Petilia. Tra le altre notizie, quelle ovviamente politiche, regione, il golpe di Oliverio per ciò che concerne le deleghe e il commento sull'esordio di due giorni fa alla cittadella regionale, l'insediamento della sua giunta, poi blitz contro i giochi online, arrestato sponsor del Crotone, scommesse illegali, sequestrati beni per 2 miliardi di euro. Questo è il servizio dedicato all'operazione gambling. Torniamo al Quotidiano del Sud e in particolare alle pagine locali, ripartendo dal Catanzarese. Omicidio-suicidio, oggi l'autopsia, da stabilire ancora la data e il luogo dei funerali di Zingone e della madre. L'uomo, dopo aver ucciso la madre, avrebbe tentato di tagliarsi le vene. Poi Parco eolico di Borgia, tutti scagionati dal GUP e la sentenza emessa dal GUP di Catanzaro su una vicenda, anche questa riguarda le presunte frodi e le presunte truffe legate all'eolico. Marziale è il vicepresidente, Marziale Battaglia, vicepresidente della provincia di Catanzaro, Zicchinella e Verrengia attendono i prossimi passi del presidente Bruno, Valzeri in giunta, Montuoro restituisce le deleghe e passa all'opposizione. E poi emergenza lavoro, la presa di posizione dei vigili del fuoco precari dopo il sit-in e le proteste in piazza, inizia lo sciopero della fame e della sete. Pagine di Soverato, la Corte dei Conti chiede lumi, le delucidazioni dovranno essere fornite in una quindicina di giorni, la sezione di controllo sollecita chiarimenti per valutare il piano di riequilibrio e da Guardavalle invece il Circolo di Forza Italia denuncia una grave situazione igienica nel paese, scrive una lettera al sindaco. Volontariato, una risorsa per tutti, nuove idee e percorsi di solidarietà. Il banco presentato nella sala consiliare, una iniziativa sulla scia del banco alimentare. Da Lamezia Terme invece, continui incendi dal campo Rom. Si ripresenta l'atavico problema verificatosi ancora il 20 e il 21 luglio. Il sindaco Mascaro deposita in procura un'esposta querela per i fumi nocivi. E poi la giunta rivede al ribasso solo la Tari da pagare entro il 30 di ottobre. Altre casette dell'acqua in diverse zone della città. Il consigliere Piccioni, servizio innovativo. E poi c'è stato un furto al colorificio Lamentino. Questa è la notizia di cronaca. Passiamo invece alla Crotonese. Capoccia proposto procuratore, si parla di giustizia, il servizio di uno dei migliori cronisti giudiziari calabresi, ovvero Antonio Anastasi, capo servizio del quotidiano a Crotone, attualmente PM a Lecce, in caso di nomina sarà stabilmente in città. Scrive il quotidiano, all'unanimità l'indicazione dal Consiglio Superiore della Magistratura, probabile ratifica del plenum entro settembre. Poi chiese il Pizza Brenna per un appalto a Potenza, è un'altra notizia che riguarda
la cronaca giudiziaria. E ancora, il parroco si scaglia contro i politici e il servizio di ritorno sul massacro della 106. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati ricorda il collega Malena, che ha perso la vita insieme ad altri tre suoi familiari, la figlia, la moglie ed una cognata. L'omelia di Don Lonetti ai funerali: risponderete a Dio di queste morti, questo è quanto il sacerdote ha detto ai politici. Poi temperature da record in città nel giorno della riduzione dell'acqua, l'appello di Crotone ci mette la faccia per il Marrelli Hospital, il 118 e la terapia intensiva neonatale che rischia la chiusura. E adesso, prima di proseguire con la lettura dei nostri giornali, torniamo su una vicenda giudiziaria importante, una vicenda giudiziaria che giunge ad una nuova svolta a distanza di anni dalla sua riapertura. Fu una vicenda che fece scandalo, rientrava nel contesto delle inchieste avviate e poi naufragate sotto il nome dell'ex PM Luigi De Magistris. Si tratta di Poseidone, ieri una raffica di prescrizioni. Su 23 imputati nell'ambito del processo Poseidone sui presunti illeciti commessi nel comparto della depurazione in Calabria, 19 sono salvi grazie alla prescrizione dei reati, che vanno a vario titolo dall'associazione a delinquere alla concussione, alla falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, all'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, al favoreggiamento personale, alla truffa. Su richiesta dei legali, il Tribunale Collegiale di Catanzaro ha accolto tra gli altri la richiesta di estinzione dei reati per il decorso del tempo a carico di Giovan Battista Papello, ex responsabile unico del procedimento all'ufficio del commissario, Orsola Reillo del Dipartimento Ambiente, Demetrio Melissari, responsabile del Dipartimento Provinciale Arpacal di Vibo Valentia, e Luciano Pelle, dirigente di servizio dell'assessorato regionale all'ambiente. Il processo continuerà l'11 settembre solo per 4 persone. Si tratta del presidente della giunta regionale di centrodestra Giuseppe Chiaravallotti, Antonio Caliò, componente la commissione giudicante per l'affidamento dell'appalto per la costruzione del nuovo impianto di depurazione a Catanzaro Lido, che hanno rinunciato alla prescrizione, Bruno Barbera, commissario dell'Arpacal, e l'allora assessore all'ambiente della Regione Calabria, Domenico Antonio Basile. E andiamo alle pagine cosentine del Quotidiano del Sud. Pomeriggio tropicale in città, è il servizio di vetrina, i tombini sono andati in tilt, molte strade trasformate in piscine, una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta intorno alle 15 sulla città di Cosenza, cade ramo in viale Mancini ma senza creare danni. E poi l'ampio servizio dedicato alla decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha restituito i beni a Piero Citrigno, esclusi anche rapporti con esponenti di spicco della criminalità. Non è pericoloso, dice la sentenza, la Corte d'Appello ha annullato la confisca da 100 milioni. Un anno fa entrò in azione la DIA di Catanzaro e mise i sigilli a tutto il suo impero economico, o a quasi tutto. Sanità. Cosenza ancora penalizzata, Mazzucca contesta il piano di assunzioni dell'ASP, i sindacati, quello organizzativo, lo dicono 29 consiglieri comunali che chiedono al sindaco un'assise ad hoc. Le pagine del Tirreno cosentino, l'ospedale riprende a funzionare, si parla di Praia Mare, tornano il pronto soccorso con i medici e gli anestesisti. Entro il 2015 la prima fase del programma, nel 2016 tutti i posti letto. Il potenziamento è necessario, il nosocomio tornerà ad essere funzionale al territorio. La Ionica cosentina rischia di annegare per un malore, anziano al mare con moglie e nipotino. Il piccolo è stato provvidenziale, perché è stato proprio lui a chiedere aiuto e ad aiutare il nonno, trasportato al pronto soccorso con un furgone, con il furgone di un fornaio su una barella improvvisata. Poi l'ordigno bellico ritrovato a Sibari è stato rimosso e fatto brillare. E sempre dalla Tirrenica cosentina, una notizia di cronaca che viene da Corigliano: aggredito, perde un occhio, gli scagliano un bicchiere in faccia a Schiavonea, la vittima un giovane di 18 anni del posto, l'aggressore un 23enne che si è subito costituito. Questa era l'ultima notizia dalle pagine del cosentino, adesso andiamo a scoprire chi è il santo del giorno. Giovedì
Giovedì 23 luglio la Chiesa ricorda Santa Brigida. Santa Brigida, religiosa che, data in nozze al legislatore Ulfo in Svezia, educò nella pietà cristiana i suoi 8 figli, esortando lo stesso coniuge con la parola e con l'esempio a una profonda vita di fede. Alla morte del marito compì numerosi pellegrinaggi ai luoghi santi e, dopo aver lasciato degli scritti sul rinnovamento mistico della Chiesa dal capo fino alle sue membra e aver fondato l'ordine del Santissimo Salvatore, a Roma passò al cielo. Pagina interna del Quotidiano del Sud, andiamo a Reggio Calabria, l'opposizione alza la voce, un servizio che riguarda il comune di Reggio, Palazzo San Giorgio, sotto la lente le sedute della Commissione Statuto, i lavori sono caratterizzati da gravissime irregolarità della presidenza, dice la minoranza in Consiglio Comunale, pagine della Tirrenica Regina, Villa San Giovanni, una perla al centro dello stretto, riapri i battenti la struttura commerciale di via Zenotti Bianco per lo shopping center, parte una nuova fase, la scommessa di 27 imprenditori. La Grecanica, le due facce dell'informazione e il dibattito promosso dalla Voce del Sud tra giornalisti e politici, ribadito come solo una stampa autonoma e indipendente formi uomini liberi. Le pagine della Locride, una mattina di ordinaria follia, vediamo cos'è successo nella Locride, un pastore aggredisce 4 persone e danneggia un negozio di fiori, manda all'ospedale un'anziana e reagisce ai carabinieri, arrestato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. E ancora le pagine della Piana, sindaci in coro, scura dimettiti, questo è quanto sostengono i primi cittadini, a fondo deciso nella riunione dell'associazione Città degli Ulivi, dopo i casi di Menicucco e Polistena, il commissario sfiduciato dall'intero comprensorio. Passiamo rapidamente alle pagine del Vibonese, incarico legale con polemiche, riguarda la gestione dei rifiuti, sempre controversa e contestatissima a Vibo Valentia, l'avvocato dovrebbe risolvere il contrasto tra l'amministrazione comunale e la progetto ambiente, la minoranza chiede lumi all'amministrazione, si vogliono conoscere i costi di questa operazione. Poi provincia, l'attesa continua ancora, slittata oggi, l'osservatorio regionale sull'applicazione della legge del Rio. Monito di Foti, servono edifici sicuri. Il professionista, che è il presidente dell'Ordine degli Architetti, dice, lancia l'allarme in vista del Consiglio regionale, amministratori invitati ad avviare la messa in sicurezza. Poi un vero atlante delle eccellenze locali, guida ai ristoranti in abbinamento facoltativo con il Quotidiano. E questo è lo sbarco che si è verificato nella serata di ieri a Vibo Marina, un mercantile pieno di migranti, sono 334, tutti uomini e tutti provenienti dall'Africa subsahariana, ennesimo sbarco di profughi ieri al molo Bengasi del porto di Vibo Marina. E poi una vicenda giudiziaria che all'epoca fece molto discutere, tentata estorsione al testimone di giustizia, un condannato e ben 5 assolti, vittima l'imprenditore Francesco Vinci, la cui denuncia evidentemente non è stata efficace come elemento probatorio. La crescita può venire dal mare, sviluppo a promuovere il gruppo Costa degli Dei capofila, la Camera di Commercio ha presentato il contratto di Costa, strumento per mettere a frutto l'economia del litorale. E un'ultima notizia riguarda il mare, lesa l'immagine della città. Il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori invoca l'intervento della giunta guidata da Mario Oliverio per tamponare l'emergenza e poi annuncia un'interrogazione consiliare. Passiamo adesso alle pagine dello sport del Quotidiano del Sud, pagine dello sport che ovviamente non possono non trattare le vicende legate agli sviluppi dell'indagine calcio sporco, arrivano nuovi avvisi di garanzia in vista all'incidente probatorio per i messaggi scambiati su WhatsApp. Altre 4 partite finiscono nel mirino, Arpaia, Perpignano, Deboli e Matteini raggiunti da un secondo avviso di garanzia.
Vigor, rischio retrocessione, penalità al Catanzaro, pesa l'ipotesi di responsabilità diretta da parte di una parte o di omessa denuncia dall'altra. Il calciomercato, Ghezze, Salah e Perisic, stretta finale per Juve, Roma e Inter, che attendono di concludere questi importanti affari. Il Crotone, Juric, mister Juric, questo Crotone mi piace, dice il tecnico pitagorico. Domenica nuovo test contro il Bruzium Cosenza, poi il Memorial Parilla. Il tecnico è soddisfatto del lavoro svolto finora, Maiello, vicino all'Empoli. Vigor, altra batosta, spettro retrocessione, sul mercato spunta Zangaro, mentre si aggrava la situazione della società. Questo viene sottolineato anche da Pasqualino Rettura nel pezzo a margine del servizio sugli sviluppi dell'inchiesta Calcio Sporco. Serie D, è arrivato il regista per la Vibonese, si tratta di Cuomo che ha firmato, mentre per ciò che riguarda l'eccellenza, Gallo ai saluti, Lascio Lacri a malincuore, promozione Soriano, Galioto è il nuovo allenatore, un tecnico che viene dalla Vibonese. E ancora Catanzaro, galoppo positivo, termina 1-1 la partitella in famiglia, Calvarese e Ingretolli vanno a segno, buoni spunti per D'Urso, ottime le geometrie di Maita e Selvatico a centrocampo, Cosenza, Ventre e Vutov ufficializzati e già ritiro. Progetto Salviamo la Regina, è iniziata la raccolta dei fondi. Ultima notizia riguarda la Tonnocalipo, scelte di continuità, riconfermati Forni e Presta, anche Sardanelli e Feroleto. Il Libero si è detto felice, con Marra accrescerò il mio bagaglio di esperienza. E con questa notizia è davvero tutto, si conclude qui il nostro TG Mattina, appuntamento alle 13.45 per il TG Giorno. Grazie per l'attenzione e una felice giornata da voi, da tutti noi, a tutti voi. Amici della C, una giornata di giovedì all'insegna del caldo, all'insegna del bel tempo, all'insegna della stabilità meteorologica, purtroppo. Dico purtroppo perché non se ne può più di questo caldo e una rinfrescata sarebbe sicuramente auspicabile, però i modelli non danno indicazioni in tal senso. Vediamo la distribuzione degli anticicloni, con un anticiclone delle Azzorre sulla sinistra dello schermo che prende addirittura potenza, e nell'analisi a 1500 metri di altezza vediamo la cupola africana colorata in viola che si estende dal Golfo, dallo stretto di Gibilterra fino al mare Egeo e addirittura fino all'Europa centrale. È una situazione stabilissima, molto salda, molto forte, che addirittura trova, diciamo, un ulteriore impulso dal fatto che l'aria fredda cerca di discendere lungo la costa atlantica e non fa altro che spingere dal basso verso l'alto ancora aria calda in direzione del Mediterraneo centrale della nostra penisola italiana. Quindi è una situazione che, fino a che questa massa gialla non traslerà verso est, non si modificherà. Pertanto purtroppo continueranno le temperature oltre 35 gradi con punte di 40-41 e afa assai elevata. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo vedere assolutamente una situazione di stabilità meteorologica in assenza di fenomeni, se non brevi annuvolamenti nelle ore pomeridiane a ridosso del settore alpino. Lo zoom sull'Italia settentrionale mostra, come è avvenuto nelle giornate scorse, ampie fasi soleggiate su tutto il Golfo Ligure, temperature 35-36 gradi lungo le coste, sia il settore adriatico che il settore Ligure, e sulla pianura padana, in aree distanti dal mare, sfioreremo i 40 gradi ancora una volta. Assolutamente una situazione di stabilità meteorologica anche per il centro d'Italia, con fascia tirrenica con ampie fasi soleggiate, fascia adriatica con ancora tanto sole e situazione ottima per trascorrere qualche giornata di ferie, però non andrà bene per chi dovrà lavorare, viste le temperature prossime ai 38-39 gradi. Assoluta stabilità meteorologica su tutta l'Italia meridionale, con tanto sole ma anche tanto caldo, valori di afa assai elevati, umidità al 60-70% in aree scarsamente ventilate e temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi. Assolutamente tanto bel tempo su tutta la fascia ionica, dal Cosentino al Crotonese, Soveratese fino al Regino, tanto sole dal Cosentino fino alla costa degli Dei
del Vibonese, a Tropea, Capo Vaticano, a scendere fino a Reggio Calabria, con brevi annuvolamenti confinati alla Sila nelle ore pomeridiane, in assoluta assenza di fenomeni. Non varia di molto la situazione neanche nelle giornate a seguire del prossimo weekend, con tanto caldo e temperature che si terranno assai elevate, visto appunto che l'aria fresca non riesce a spostarsi verso est, incidendo, diciamo, in maniera significativa su un cambiamento delle condizioni, diciamo, delle correnti in quota ancora di stampo anticiclonico. Ricorderemo il mese di luglio di quest'anno come uno dei mesi sicuramente più caldi, e ci ricordiamo dell'estate 2003 che ha avuto questi picchi a 40 gradi. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di LACI. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Da lunedì 27 aprile, l'edizione giorno della CNews 24 va in onda alle 13.45. I calabresi sono informati.